Oggi a Radio Birichina abbiamo il piacere di collegarci con Mario Biondi. Benvenuto Mario. Grazie Birichini, come state? Noi stiamo molto bene, siamo contenti di collegarci anche in TV direttamente con casa tua. È un'emozione grande essere con te la settimana di Natale. Come ti stai preparando? Beh, ci stiamo preparando, devo dirlo piano, insomma, con tanti regalini, insomma, tante cose. È lunga qui, si fa lunga la faccenda. Eh sì, perché questo è un Natale un po' diluito, c'è chi ha cominciato a fare l'albero ancora a metà novembre. Voi come siete organizzati? Già sistemato tutto? Per lo più sì. Poi abbiamo in un certo qual modo festeggiato una parte del Natale con mio fratello, che è appunto lì in Veneto, che è a Padova. Abbiamo fatto un Santa Lucia Christmas, una cosa del genere, insomma, quindi non avendo la certezza appunto di vederci per Natale, abbiamo festeggiato un po' anticipatamente. È un Natale tutto particolare, è un Natale che ci regala anche una bellissima canzone. Hai scelto di arrivare con un progetto che parte da un tuo grande classico, che è This is What You Are, e arrivi con This is Christmas Time. Mi racconti com'è nato questo brano? This is Christmas Time arriva dall'idea della Sony Music di rinnovare il successo dopo due dischi di platino, un oro del progetto Mario Christmas. E quindi nasce dalla voglia, dalla volontà di premiare anche, insomma, tutti gli appassionati, tutti gli ascoltatori di quel progetto, che è un progetto molto particolare, perché molto spesso mi viene detto, non so, in pieno agosto, in luglio, mi dicono: sto ascoltando Mario Christmas. Quindi un progetto trasversale che addirittura supera diciamo, i margini, diciamo, del periodo natalizio. Ma infatti uscirà, anzi già uscita da qualche giorno, la riedizione in digitale comprendendo anche questo nuovo singolo. Credo che nella tua vita ti abbiano spesso fatto il complimento di che voce fantastica che hai. Da quando hanno iniziato a dirtelo? Ma già da ragazzino, devo dire già da ragazzino, già forse intorno ai 12 anni, ai 13 anni, al momento in cui cominciavo a cambiare voce, no? Mi capitava che le mie compagnette di classe mi chiedessero di ricevere la telefonata a casa, insomma, mi chiami, così parliamo un po' al telefono, che mi piace tanto, insomma, la tua voce. Insomma, piccole soddisfazioni della pubertà. Da lì in poi è diventato un grande lavoro con grandi soddisfazioni, quindi immagino sia stata una gioia pazzesca. Quali sono i prossimi progetti che ti riguardano? Guarda, i prossimi progetti riguardano sicuramente l'uscita di un progetto discografico che è rimasto fermo, diciamo, sulla linea di partenza, poiché appunto l'anno funesto qua ci ha bloccati. E mi auguro di festeggiare il mio 50° compleanno, che sarà il 28 gennaio, insomma, potendo avere l'opportunità di presentarvi un disco, a mio avviso, molto molto bello, molto particolare, pieno di collaborazioni molto interessanti, di persone a me molto care. Allora, lasciamo un po' di sorpresa, un mese di attesa al tuo compleanno, un mese di attesa anche a questo disco, a quanto ho capito, e ascoltiamo insieme This is Christmas Time, grazie a Mario Biondi. Grazie a te, grazie a voi.